tutti ragazzi, rieccoci qui in questo nuovo video, io sono Paolo Cosue e oggi siamo, non mi rompere le palle, di donna, e oggi siamo in questo nuovo gioco, ora vi farò vedere la schermata tra pochi secondi. Eccolo qui il gioco, questo è Bugs Bunny e Taz, il viaggio nel tempo, un gioco che ha segnato molto la mia infanzia e che voglio portare qui sul mio canale. Ma lasciamo le chiacchiere dopo e godetevi l'introduzione. Salve signora, Daffy Duck di Simpsons, stiamo meglio di una scarpa. Immagino che abbia bisogno del nostro super servizio di rimozione parassiti. Mi serve anche un fazzoletto. Ti prego, entra, accomodati. È da un po' di tempo ormai che questo mostro mi crea dei guai. Ma stavolta ha passato il limite. Devo liberarmene prima che accada un incidente. Ho capito tutto, signora. Basta che lei mi guidi nella direzione di questo piccolo minaccioso individuo e me ne occuperò io di un semplice batter d'occhio. Beh, è veramente un mostriciattolo diabolico. E con tutto il macchinario sparso qui intorno devo fare molta attenzione. Dunque, l'ultima volta che ho visto quel piccolo furfante è stato qui da qualche parte. Oh, no, no, no! È da questa parte! Quella creatura orribile è di qua! Presto! Svelto, svelto! È lassù! Liberami da questa orribile bestia prima che faccia del male ai miei animaletti! Non si preoccupi! Lo seguo io il capo! Proprio per questo sono preoccupata! Sta fermo dove sei, amico! Presto! D'accordo, questo mi costerà un extra. Questo deve essere un sogno, ma se non lo è, sono ricco. Sono ricco! Che succede? Si stanno già cercando di mettere il becco nelle mie ricchezze. Scusi, che c'è amico? Pronto? Potrebbe dirmi per... Scusi signore, sarebbe così gentile? Vi è mai capitato uno di quei giorni in cui vi sentite invisibili? Rispondete con un commento qua sotto, mi raccomando, La suspense mi sta uccidendo. Devo assolutamente sapere dove corrono così di corsa. Sei? Ti piacerebbe darmi una mano? Beh, io... Ma certo che ti va! Vieni con me! Senta, signora, la vorrei aiutare, ma... Beh, è chiaro che hai voglia di aiutarmi! Tu sei quel genere di coniglio! Cordiale, generoso, altruista! Non posso dissentire! Dunque, ho avuto la disavventura di chiamare un disinfestatore che si è rivelato essere nient'altro che uno sciocco pasticcione, un tal Daffy! Duck! Oh, tu lo conosci? Beh, comunque, accidentalmente ha rotto il regolatore del tempo scombussolando tutto. Durante l'esplosione è stato catapultato con la gemma del tempo da qualche parte in un'altra dimensione. Questa pietra è il nucleo del regolatore del tempo. Dobbiamo ritrovare quel papero e recuperare la gemma del tempo. Sì, ma... Non ho finito! Dobbiamo anche raccogliere i preziosi congegni del regolatore del tempo. Nell'incidente si sono sparpagliati ovunque attraverso i secoli. Più congegni noi raccogliamo e più il regolatore sarà stabile. Hai capito tutto? Esattamente che vuol dire noi? Oh, scusami, stavo dicendo noi. Che sciocca. Così va meglio. E va meglio. No, no, io non posso venire. Purtroppo devo rimanere qui a stabilizzare il regolatore del tempo meglio che posso. Ma non preoccuparti, il mio fido diavolo della Tasmania verrà con te. Io preferirei andare da solo. Oh, alla nonna mancherà tanto il suo piccolo Tazzi. Sì, tesoruccio. Ah, cielo. No, no, no! Non si deve mangiare il coniglio! Sì! Diciamo è un piccolo problema di doppiaggio, ma credo che... Non lo so.
Non mi interessa. Ok, quindi questo gioco si chiama Bugs Bunny Viaggio del Tempo, stavo dicendo, e secondo me, a parte un po' per la grafica, vabbè, però è stupendo. E parla appunto di Bugs Bunny e Taz che viaggiano nel tempo. Mi sembra ovvio il titolo, no? E prima andremo nell'era azteca, però questo avverrà nel prossimo episodio. Per adesso noi ci limiteremo a raccogliere gli ingranaggi che saranno qua intorno nelle vicinanze. E stop. Accordo, signor Coniglio Bugs, è ora d'andare. Il vostro primo obiettivo è abbastanza facile. Raccogliete 10 congigli sparpagliati in questa zona. Sono essenziali per accedere all'era azteca, la vostra prima destinazione. In questa fase del gioco sono a disposizione aiuti o indizi. Basta che localizziate e tocchiate il mio piccolo uccellino. Vi riassumo io in poche parole, perché sennò qua ci addormentiamo. Ovviamente noi possiamo girare i personaggi non con WASD, si usano le freccette della tastiera. E questi due, Taz e Bugs, in poche parole avranno delle varie abilità, però queste abilità le potremo sbloccare successivamente. Per il momento limitiamoci a raccogliere queste robe qua. Titti ci darà degli indizi che a me non servono, perché più o meno mi ricordo come funziona. Allora, sì, tu spingi questa scatola. Ah no, levati le mani. Allora, con V si raccoglie, R si getta, con Taz ovviamente, solo con Taz potete raccogliere, e con Bugs, per cambiare il personaggio, per tra parentesi si usa, aspetta, devo rimettere la scatola da quella parte, andiamo a raccogliere l'ingranaggio se ci riusciamo, ok. Ovviamente Bugs non potrà fare le stesse azioni di Taz, quindi non può spingere, come potete vedere, le casse, e non può pigliare queste cose perché sono troppo pesanti. Però avrà altre abilità. Per cambiare personaggio si usa S, con V si usano variazioni, e con A si richiama il personaggio. Questa è una funzione molto utile per richiamare il personaggio da un altro luogo. Per esempio, Bugs sta qua e Taz sta là fuori, devo mandare qui Taz immediatamente, premo A, arriva subito. Piccolo scatto di lag, credo sia dovuto al fatto che Fraps mi sta dividendo i vari video. Allora, cosa dobbiamo fare? Raccogliamo. Ok, questo monello mi vuole rubare il congegno, ma questo è il mio, grazie. Ora arriva il, credo sia il papà, non lo so, non so. Da rincornata e se ne scappano felici e contenti. Aspetta, come si faceva? Non mi ricordo più. No, aspetta. Ah no, mi pare che devo saltare. No, non lo sapevo. Come dovevo fare? Mi pare che doveva morire uno di due. Non mi... Ah, una cosa che vi dovete ricordare: non attaccate mai in presenza del vostro personaggio, perché sennò fate danno anche al vostro amico. Quindi state attenti. Facciamolo morire. Ecco, è morto. Per ricaricare la vita bastano le carote. Ovviamente al momento non c'ho carote. Come cavolo si faceva? Aspetta, Titti, dammi una mano. Dammi un aiuto, dai. Sconfiggere gli omaccioni come questo dovete farli stancare facendoli correre finché non sono spinti. Ok, grazie nonna, ciao. Ah no, credo che ci voglia Taz allora. Ok, fatto. Ok, Emma questo lo schiaccia. Ecco, mi ha ucciso Taz, ha fatto proprio un headshot. Niente paura, quando questo succede trovate una cassetta per la posta come questa e datele un calcio. Niente, se uno dei due personaggi muore non fa niente, perché se l'altro è ancora vivo potete... sentite una cosa alla porta. Fatto è... Ta-da! Sì, ta-da, arrivederci, grazie. In poche parole possiamo
farlo risuscitare il nostro personaggio dando un calcio a questa scatola e ritorna vivo. Stop, questo è tutto. Con si salta e... allora, già ora vi spiegherò un'abilità di Taz e di Bugs. La prima abilità che con EV, così, scavi una buca in questi buchi e con EV fai cadere Bugs all'interno. No, è più free. Ok, così. E con E possiamo far alzare gli ostacoli, cioè gli ostacoli, questo tipo di rocce. Ovviamente in questo caso abbiamo un ingranaggio qui sopra, quindi noi lo raccogliamo con così fatta audacia e andiamo a prendere il successivo. Una cosa importante, Bugs ha anche quest'altro, diciamo, quest'altra abilità, e questa abilità consiste appunto nel gattonare, nel camminare molto molto silenziosamente, perché per esempio se tu cammini appunto normalmente il cane ti fa il culo rotto, come abbiamo appena visto, quindi bisogna camminare sempre piano, e così può volare con E e poi dopo Q. Mi sono proprio dimenticato come erano belli questi ciocchi. Cioè, lo sapevo, però non me lo ricordavo così. Ok. Poi vi farò vedere un bel, diciamo, uno sfizioso bug di questo gioco. Però non ve lo farò vedere adesso, ve lo farò vedere in seguito, molto più avanti. Che è veramente, veramente bello. Stop. Mi pare che dovevo raccogliere 5 congegni. No, molti di più. Siamo a 7. Pare che con questo abbiamo finito. Ah no, ce n'era un altro dietro l'albero dall'altra parte. E infatti, mi ricordavo. Salta, salta, Bugs, però. 9 e ora dobbiamo piare il decimo. Come si fa? Allora, si fa così. No, ho sbagliato. Si chiude il martello, R, ecco qua, e pigliamo questa piccola boccetta. Boccetta, e così prendiamo il granaggio. Ora che avete trovato tutti i congegni, aggiustiamo l'era zotteca. Eccellente! Solo un altro paio di cose prima che abbia inizio l'avventura. Voglio mostrare la gemma del tempo e il fulcro della ricerca. È il fulcro della nostra ricerca. Dopo la gemma del tempo, i congegni del regolatore del tempo sono gli oggetti più importanti. Ecco, questo tenetelo bene a mente, che sono molto importanti i congegni. Poi ci sono le scatole Acme. Dopo averle rotte tutte apparirà un congegno del regolatore. Molti personaggi delle varie ere sono stati spediti per sbaglio lontani dal loro tempo. Dovete trovare. E dobbiamo riportarli nel loro tempo. Prova. Quando non ci sono più prove a disposizione, il gioco è finito. Cioè, senza il chuck sono che muore. Le carote sono la nostra benzina. Questi sono i gettoni dei boss per sbloccare i livelli dei boss. Cosa molto importante. Salvare sempre la partita, perché ovviamente i vecchi PC la RAM faceva schifo. È il momento di iniziare questa emozionante avventura. Lasciate che vi mostri la strada. Molto bene. Oh mio Dio. Ora la porta azteca è aperta. Buona fortuna. Non basta la fortuna con questo tizio alle costole. Infatti, credo che mi dovrò disinfestare. Va bene, allora. Dopo questa piccola battutina di Bugs è tutto. Non vedo il pulsante della tastiera. Noi ci vediamo al prossimo video. Votate, commentate, iscrivetevi al mio canale. Spero che questo video vi sia piaciuto. E se questa serie vi piace, fatemelo sapere giù nei commenti, se no cambio. E che dire, al prossimo video. Ciao!